Per 2 minuti di ritardo, intanto un saluto a tutti i presenti, che sono molti qui oggi, al sindaco di Padova, il magnifico rettore dell'Università di Padova, il presidente della provincia di Padova, il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, poi ho dimenticato qualcuno, ovviamente l'assessore Marcato che si è aggiunto a noi oggi. L'assessore Bottacin, l'assessore Lanzarin e poi tutti i partecipanti, le delegazioni che ci sono. Io approfitterei in questa fase di saluto di fare la parte ordinaria di queste conferenze stampa, quindi do il bollettino velocissimamente, quindi non mi soffermerò tanto sul bollettino per poi parlare insomma di questa operazione che è assolutamente storica. Quindi un saluto anche a tutti coloro che sono collegati e che ci vedono in diretta, e so che sono tanti, e quindi vorrei darvi già dei primi dati. I tamponi ci stanno avvicinando a 300.000, sono 277.000, e giustamente è un grande numero, sono 9.474 più di ieri, quindi 277.000, 5.43, sono 9.000 e praticamente quasi 500 più di ieri. Le persone positive sono 16.738, sono 334 più di ieri. Ovviamente arrivano tamponi, magazzino che ovviamente adesso viene evaso e quindi abbiamo questo dato. Ricordo sempre che sui positivi è un dato aleatorio, perché tu hai positivi in proporzione ai tamponi che fai, quindi non confrontate mai le diverse comunità in base ai contagiati, perché non vuol dire nulla, perché non è, noi abbiamo questi positivi su 277.000 tamponi. In isolamento abbiamo ancora 9.914 persone, i ricoverati in questo momento sono 1.368, sono esattamente 39, una quarantina in meno rispetto a ieri. Ecco, qui vedete che sui ricoveri ormai siamo 2 settimane sostanzialmente di discesa, di certo non discesa rapidissima, ma comincia diciamo a implementarsi. Le terapie intensive scendono bene ancora, siamo a 163, sono meno 14. Quindi calano i ricoverati e calano le terapie intensive. Non vuol dire che calano le terapie intensive e restano stabili i ricoverati o peggio ancora aumentano. Vuol dire che si esce dalla terapia intensiva ma si esce anche dall'ospedale. Questi sono tutti pazienti che escono dall'ospedale dopo 3-4 settimane. I dimessi in totale ci dicono che abbiamo curato 3.600 persone fino ad oggi, quindi i dimessi in totale sono 2.232. I morti in ospedale 989, più quanti, scusa, e poi vediamo anche il dato totale rispetto alle altre strutture, 1.181 invece è il dato totale. Dopo vediamo le carte, ragazzi. I nati nelle ultime 24 ore sono 98. Allora, due brevissime considerazioni, perché oggi vi volevamo parlare e abbiamo degli ospiti assolutamente che hanno cose importanti da dirci. Due brevi considerazioni: il trend c'è, la convivenza col virus c'è, lo abbiamo detto anche ieri nella conferenza stampa con il rettore e il professor Crisanti, sono tutti, e noi adesso attendiamo, questa settimana è cruciale rispetto ai provvedimenti del governo, non escludiamo che si vada nella direzione di avere già nelle prossime ore, noi domani dovremo avere una prima riunione importante tra presidenti di regione, immagino sia domani mattina presto, da come ne ho parlato col presidente Bonaccini, nella quale faremo un punto finale prima dell'ultimo confronto col governo rispetto alle aperture. Posso dirvi, e continuo a dirlo, ho visto che si offendono sempre di meno persone, quindi vuol dire che hanno capito che il lockdown non esiste più. Guardate, anche stamattina venendo in macchina, mentre guidavo in autostrada, dicevo: va, vorrei fare un filmato, è che non si può guidare e fare i filmati. Fare un filmato di che colonne di macchine mi devo sorpassare, di camion e di altre robe. Non dico che siamo al 100%, ma sicuramente un 40-50% l'abbiamo raggiunto. Il che non è una colpa, però io posso anche portare un'esperienza, premesso che
da un momento all'altro con colpo d'aria può cambiare la tendenza, questo segnatevelo, ma posso portare anche un'esperienza che è quella di questi dati. Voi dite cosa sta dicendo? Sto dicendo che dopo 15 giorni di questa situazione si continua a scendere. Quando noi abbiamo tolto i 200 metri da casa, avevamo la preoccupazione della recrudescenza, no? Della ricaduta. Abbiamo visto che in 15 giorni non abbiamo avuto ricadute. Perché? Perché i cittadini rispettano le regole, perché si deve utilizzare la mascherina e per favore evitate di scrivermi che non ho la mascherina quando faccio la conferenza stampa. Lo abbiamo capito. Basta. E che non vuol dire che non si debbano rispettare le regole, non penso che sia un fatto che uno, cioè, se me la tolgo un attimo non succede nulla, sono tutti con la mascherina, quindi non ci autoinfettiamo. E, però voglio dire che è fondamentale rispettare le regole, quindi preghiere i cittadini sulle mascherine. E, quindi le mascherine noi abbiamo distribuiti 10 milioni, i dispositivi si iniziano a trovare e guardate, ho letto una rivista scientifica che dice che qualsiasi dispositivo di protezione in naso e bocca, rivista internazionale, non roba fatta in casa, dice che è sufficiente ed è utile per la non diffusione del contagio. Ormai vedete che molti se le fanno anche in casa, in tessuto, hanno fatto anche un'analisi di quelle in tessuto, di quelle lavabili, di quelle fatte con la camicia vecchia che uno si taglia un pezzo di camicia di cotone si fa, ecco, dicono che vanno bene tutte. Non a caso l'1,3% dei 10.000 medici testati in Veneto sono negativi, sono positivi, che vuol dire che hanno funzionato i dispositivi, ma loro erano al fronte, sono al fronte, non sono come noi che facciamo una vita normale. Solo per dirvi questo. Bene, mi zittisco. Allora, vi devo dire, ringrazio intanto il tavolo, ringrazio principalmente il dottor Flor per il grande lavoro che ha fatto nel portare avanti questa partita. Io ve la faccio breve. Guardate, io penso che oggi sia una giornata storica, lo dico a tutti i veneti che ci stanno ascoltando, a tutti coloro che sono collegati, che vedranno i vostri servizi stasera, domani. Mi ricordo sempre che tutti mi dicevano, quando siamo partiti con questa storia dell'ospedale, mi dicevano, ma non ce la farete mai, non ce la farai mai, anzi perché la sconfitta è solo un responsabile, non ce la farai mai, no? E la verità è che noi siamo partiti da un'eredità che io ho trovato nel 2010, che era uno scatolone pieno di, io lo dico così simpaticamente, di rassegna stampa più che di provvedimenti, cioè di provvedimenti non ce n'erano, abbiamo rimesso in ordine i fattori della produzione, devo dire che la collaborazione con l'Università di Padova è stata assolutamente eccezionale, come con il Comune, con tutte le amministrazioni comunali che ci sono state e non ultimo ovviamente con il Sindaco Giordani, con la Presidenza della Provincia sempre in questo percorso, diciamo, di gioco di squadra, e questo lo dobbiamo definire come tale, e se si gioca in squadra tirando tutti dalla stessa parte si arrivano a questi risultati. Stiamo parlando di due ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, molto smart, molto figo, perché cioè, vedrete poi cosa verrà fuori, cosa abbiamo immaginato. Padova Est, il policlinico universitario di standing internazionale, dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca, perché questo è che vogliamo fare. Non è solo un ospedale. Ed è esattamente, posso dire, il riconoscimento che dobbiamo dare a questa accademia scientifica illustre di Padova, e penso che sia il vero riconoscimento che possiamo dare ai tanti che hanno lavorato, che hanno studiato, insomma. Io penso che avere questo supporto accademico quotidianamente per noi sia un valore aggiunto. L'abbiamo visto con l'emergenza coronavirus. 2018 luglio abbiamo firmato il primo accordo di programma, a novembre 2018 abbiamo fatto il passaggio di proprietà che abbiamo firmato, poi la variante urbanistica di oggi, che è una variante importante, di mezzo ovviamente Flora ha portato avanti tutte le partite della VAS, delle valutazioni, tutto quello che bisognava fare, ma oggi mi interessa dire che quello che dicevamo che volevamo fare e che qualcuno diceva che erano solo frotte, come quando dicevano che le Olimpiadi erano una suggestione, poi le Olimpiadi le abbiamo portate a casa, adesso portiamo a casa un'altra suggestione che è materica, cioè dicevamo, noi immaginiamo un ospedale nuovo
Policlinico Universitario a Padova Est. Tra l'altro noi portiamo a casa un'area di 50 ettari gratis, e qui devo dire che c'è stata prima l'amministrazione Bitonci e poi assolutamente il sindaco Giordani, col quale devo dire che abbiamo collaborato assolutamente in maniera profittevole, perché se non ci fosse stata questa collaborazione, zero. Anche perché noi corriamo forte, lui ha tentato di correre più di noi, ma alla fine le siamo arrivati assieme. Bene, abbiamo corso assieme. E quindi dico, Padova Est, tutta questa storia, e poi la città. Qui non si riqualifica, insomma, si fa solo un intervento per un ospedale da 900 posti letto al massimo, ma si fa un progetto di rigenerazione urbana dove si tornano a portare in evidenza quelli che sono gli elementi della storicità della città, il Parco delle Mura. Quante volte avete sentito parlare di Parco delle Mura? Però qualcuno diceva, quando discutevamo con la sovrintendenza, giustamente, che ringraziamo, si dice sempre, ma se guardiamo il tassello del mosaico non lo vediamo mai il mosaico. Immaginate che alla fine vedrete questa cosa qua, però da qualche parte bisogna iniziare, no? Alla fine vedrete questa cosa, però la scopriremo dopo. Ringrazio ancora la provincia, perché la provincia è, come si può dire, è partner importante in tutta questa partita, l'urbanistica, insomma tutto quello che abbiamo potuto fare, e direi che questo è il frutto di un lavoro di squadra ed è un regalo per il territorio. Sapete, bisogna anche progettare. Io poi capisco, c'è qualcuno che mi scrive che fra 20 anni, qui forse ci ha garantito, ci ha messo anche una fiducia sulla sua abitazione, ha garantito che la realizzerà in 8 anni. No, dopo magari sposta la casa intestata alla moglie, dopo ho capito che aveva fatto. No, a parte le battute, qui si diceva dal pronti e via 8 anni, un annetto è già passato, siamo a buon punto. Se ci danno un po' una mano, magari adottando delle procedure speciali, straordinarie, che non vuol dire non far le gare, ma che vuol dire che abbiamo capito che la sanità è un'emergenza e questa è una soluzione dell'emergenza. Capite che è un fatto anche culturale. Se è vero che si riesce a fare un ponte che si chiama l'ex Morandi a Genova in un batterbaleno, è altrettanto vero che se si vuole con le scartoffie lo possiamo fare anche noi in ospedale velocemente. Se questo fosse un privato, in un paio d'anni ce lo fa inaugurare. Fate in modo di farci lavorare come una mentalità da privati, rispettando le regole. Guardate, noi abbiamo scritto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbiamo coinvolto tutti su questa partita. Cioè, alla luce del sole, dopo i pessimisti sono sempre in giro, ma non hanno mai scritto pagine di storia i pessimisti, mai. Pensate tu quello che avete studiato, avete trovato eroi e sicuramente positivi. Basta, non aggiungo altro, scopriremo alla fine. Io passerei la parola al sindaco Giordani, quindi cedo il posto, solo momentaneamente. Io che cambio, tranquillo, non lasciate il mio lavoro, tranquillo. No, marcato. Io ho sempre avuto bulldog, anzi mia moglie ha sempre avuto bulldog. Io, Bulldog è tranquillo, ma è sempre pronto. Lo conosco. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come ha detto il Presidente, è una giornata storica. Veramente sono molto, molto contento. Per me, per i padovani, per la mia persona, per il Veneto. Io ricordo che con il Governatore abbiamo raggiunto l'accordo in 6 mesi. Questo vuol dire fare, per quanto mi riguarda, buona politica. Io sono un civico, lo ricordo, e non mi interessa niente il bianco, rosso, verde, mi interessano i risultati. In questo caso i risultati abbiamo ottenuti. Con l'aiuto dei miei tecnici, indispensabile aiuto di Luciano Flo, hanno lavorato 2 anni, 2 anni e mezzo per raggiungere a questo risultato. Noi continueremo a lavorare sotto l'aspetto tecnico, questo. Per cui ci sarà sempre la massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, perché vogliamo avere l'ospedale in collaborazione con la provincia, l'Università di Padova, importantissima. Saranno 2 poli, come ha detto il governatore, 2 poli di eccellenza, 900 posti letto più 900 posti letto. Un pronto soccorso nuovo, molto importante. E devo dire che io sono orgoglioso di questa situazione, perché dimostra
Io sono orgoglioso perché sono di Padova e sono veneto. Perché abbiamo dato un'immagine a livello nazionale e internazionale in questo frangente di questa pandemia che siamo veramente bravi, sotto tutti gli aspetti. Faccio complimenti, non sto facendo ruffiano, non mi interessa, insomma. Però siamo stati bravi. E quando parlo con i miei amici a livello anche internazionale, abbiamo fatto una figura eccezionale. Chiaramente in molti sono sempre morti, sia chiaro, ma però rispetto alle altre zone bisogna levarsi tanto il cappello per quanto riguarda Padova. Abbiamo avuto tipo professor Crisanti, che ho piacere di conoscere, bravissimo. L'università è stata determinante. Per raggiungere questi livelli bisogna fare squadra, bisogna lavorare, come ha detto il Presidente, lavorare tutti assieme. Lavorare tutti assieme si raggiunge un risultato importante. Anche a me dicevano, ah, non ce la farai, ah, Zaia ti frega. A me non frega niente, abbiamo raggiunto. Io mi fido, non mi ha mai imbrogliato ragione, Alberto, sono sempre stato in linea perfetta. Abbiamo fatto tutti gli accordi che, compreso con il governatore, sono stati mantenuti fino all'ultimo. Luciano Floro, stessa cosa. Per cui ho fiducia cieca e sono sicuro. Io ho detto Luciano, da dopo domani ti chiamo ogni giorno, stalking, per cui voglio che sia fatto l'ospedale di Padova, perché Padova veramente è l'eccellenza. Padova sarà, oltre ad essere capitale del Montereo, sarà capitale della sanità. Perché abbiamo una grande università, un grande ospedale, grande ospedalieri. Ci manca la struttura sarà fatta. Vi ricordo che è anche una rigenerazione per quanto riguarda Padova. Adesso l'ospedale di Padova è un approccio di tante cose messe insieme nel tempo. Alla fine ne uscirà, e adesso vedremo, qualcosa di interessante e positivo anche sotto l'aspetto di rigenerazione. Vi ricordo che la regione si è impegnata a fare il parco delle mura, bonificare tutto. Si è preso un bel impegno la regione, costa quasi 50 milioni più o meno. Per cui Padova sarà diversa e Padova Est sarà qualcosa di eccellenza per quanto riguarda l'università. Per cui ho finito, io dico solo che lavorando assieme, indipendentemente dai colori politici, alla fine si hanno i risultati e di questo io sono contento, a me interessano i risultati e non altre cose. Tranquillo che non mi cambio, ho altro da fare con la finita. Grazie, grazie a tutti quanti, perché quando si lavora tutti assieme a senso, veramente si hanno grandi risultati. Professore, di tutto, il magnifico rettore, poi professore di tutto, magnifico lettore, poi il presidente qui e infine chiude Clot la parte tecnica. Bene, buongiorno a tutti, sono anch'io lieto di essere qui a porre la firma a nome dell'università in un momento storico, credo anch'io che possa giustamente essere definito storico. Ed è storico non solo per quello che andiamo a costruire, per l'impegno che ci prendiamo oggi. Oggi è il momento di non ritorno, è il momento in cui le istituzioni prendono la decisione definitiva. Ma avviene anche in un momento particolare, in un momento simbolico, e non possiamo dimenticare che se oggi i numeri del Veneto sono numeri comunque numeri che ci ricordano la gravità di questa infezione, che ci ricordano quanto quale emergenza abbiamo affrontato, e sono i numeri di tutto il mondo, non sono i numeri solamente dell'Italia. Oggi possiamo guardare qualunque paese, paesi considerati di riferimento, e vediamo che devono affrontare, devono pagare tributi di cittadini e cittadine alti. Bene. Quindi soddisfazione non si può esprimere, però certamente se c'è stata una regione che ha saputo mitigare questi effetti, che ha saputo rendere questi effetti meno drammatici, quindi ridurre il più possibile, come abbiamo visto, le ospedalizzazioni e i decessi dei cittadini e cittadini, questo è stato il Veneto. E questo è avvenuto perché le istituzioni che rappresentano i cittadini, e sappiamo quanto importante è la partecipazione dei cittadini alle azioni di prevenzione, le corrette abitudini, le istituzioni sanitarie. E quell'istituzione che è di ricerca, di formazione anche sanitaria, che l'università, hanno lavorato assieme. Io credo che il successo è il gioco di squadra che citava il governatore nell'emergenza che affrontiamo. Bene, che in questo momento di emergenza, nel momento in cui noi vediamo la luce
finalmente nel momento di emergenza possiamo guardare anche al futuro della sanità, possiamo anche immaginare che stiamo costruendo quella struttura sanitaria del futuro che ci permetterà di essere sempre più efficaci nel rispondere alle nuove emergenze. Beh, questo mostra che questo gioco di squadra, questa unità tra le istituzioni paga sempre ed è importante per l'emergenza di oggi ed è importante per la strategia futura. E la strategia futura è quella che ci farà trovare pronti in quelli che saranno i bisogni di sanità e le emergenze che ci saranno. Io vorrei fare appunto quindi un ringraziamento forte alle istituzioni. Il governatore ricordava come quando non solo a te, sai, dicevano: ah, ma cosa credi? Non farà mai l'ospedale. Non dico che mi dessero dell'illuso, ma qualcosa che ci assomigliava molto. Noi ci abbiamo creduto e abbiamo detto: no, a quest'opera arriveremo, a quest'opera è fondamentale perché la salute dei cittadini sia realmente tutelata. Tu non devi mai accontentarti, devi immaginare di costruire un ospedale che sia il migliore possibile in quel momento, e per questo hai bisogno di strutture adeguate. Bene, quindi veramente un grazie a tutte le istituzioni, al comune, alla provincia. Però lasciatemi dire un ringraziamento particolare che vorrei fare al dottor Flore, perché essere arrivati oggi alla firma, puntuali, aveva fatto un cronoprogramma nel quale, come dicevamo, mi unisco anche all'appello del governatore perché ci sia concesso di essere rigorosi, controllati nelle azioni che vengono svolte, ma più rapidi possibili. Non abbiamo quest'idea che per essere corretti bisogna avere una marea di procedure che prendono tempo. Si può essere corretti operando in maniera efficace e leale dopo per quello che hanno fatto, ma non con una marea di carte in partenza. Quindi io credo che condivido totalmente questo appello e spero che questa linea del tempo si accorci. Beh, però che in questa preparazione arriviamo puntuali, perché questa è la risposta che dobbiamo dare. Quando siamo stati travolti dall'emergenza coronavirus e chi è responsabile di un ospedale che ha curato così bene centinaia di cittadini veneti è riuscito anche a rispettare l'impegno che si era preso, beh, io credo che questo sia motivo di credo di legittimo orgoglio per il dottor Flore e di gratitudine da parte nostra. Noi oggi arriviamo puntuali, arriviamo a volere finalmente vedere, e questa è l'ultima cosa che vi voglio dire, un ospedale che nasce progettato in maniera moderna. Spesso succede che si costruiscono gli stabili e poi si occupano, e quindi tu sei costretto ad avere una organizzazione sanitaria che occupa degli spazi disegnati secondo uno schema preordinato. Questo ospedale su due poli nasce integrato e nasce con una visione che niente viene duplicata, niente è ridondante e quindi inefficiente. Quindi nasce già con una visione di medicina moderna nel quale le diverse funzioni si integrano perfettamente in un'unica struttura che su due poli risponde, come è stato detto, a due funzioni che sono funzioni complementari e diverse e che insieme costituiscono un apparato unitario. Ecco, questo nasce oggi così, e nasce oggi così perché è stato fatto un lavoro di preparazione molto forte. Quindi siamo felici di aver contribuito a questo lavoro di preparazione e adesso vogliamo correre. Grazie, Rettore. Presidente, voi, prego. Guardate, c'è un termine che è stato introdotto dal governatore e dal sindaco e poc'anzi anche dal magnifico rettore, che è un aggettivo che non deve passare come retorica o quasi banale, che è assieme. Assieme è importante in un momento in cui soprattutto le istituzioni non sempre riescono a dialogare, laddove anche ci sono degli obiettivi da raggiungere. Padova, il Veneto, le istituzioni territoriali stavolta ci sono riuscite e ci riusciranno anche in futuro. Abbiamo dimostrato che i risultati, anche quei risultati che all'inizio sembravano delle
illusioni si possono raggiungere. In un momento dove le divisioni sono continue, dove le campagne elettorali sono continue, dove ognuno vuole magari raggiungere le rendite di posizioni migliori. Oggi invece abbiamo dimostrato che le illusioni di qualche tempo fa sono realtà e ce l'abbiamo fatta, quindi il merito, anch'io mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questa realizzazione. Oggi siamo al punto di non ritorno, lo diceva il magnifico rettore, ma siamo alla partenza. Oggi dobbiamo costruire la fase realizzativa e saranno anni di ulteriore impegno, saranno altri anni di ulteriore impegno che ci devono vedere altrettanto uniti nel portare a casa concretamente il risultato, vedere le ruspe in azione a San Lazzaro, vedere i padiglioni che crescono e vedere e dare mostra della medicina padovana che si apre al nostro territorio, ma soprattutto che si apre al mondo anche con le nuove tecnologie della medicina, perché non sarà più la medicina che abbiamo conosciuto fino adesso, ma sarà una nuova medicina che probabilmente farà tesoro anche delle esperienze di questi ultimi giorni, dove la tecnologia, l'informatica serviranno per ripensare al nostro modo di costruire e anche di dare servizi. Quindi grazie a tutte le istituzioni, al governatore, al sindaco, al rettore, all'azienda per questo lavoro che oggi è un punto di arrivo dal punto di vista della prima fase burocratica, ma che è il punto di partenza per la realizzazione di questo importante presidio ospedaliero territoriale, ma un presidio che ci deve contraddistinguere in Italia e anche nel mondo. Grazie. Prego, Flo. Dottor Flo. Buongiorno a tutti. La prima cosa vorrei condividere i ringraziamenti che ho ricevuto con i tecnici della regione, della provincia, del comune e dell'università, perché con loro abbiamo costruito questo lavoro e senza la loro collaborazione sostanziale non saremmo oggi qui. La seconda cosa, lo dico anche con un po' di orgoglio anche da parte loro, quando nel 2017, dicembre 2017, abbiamo fatto il cronoprogramma, ci dicevamo che è quasi impossibile, perché il cronoprogramma che abbiamo fatto era dicembre 2017, dicembre 2027, io dico 70 giorni, 70 mesi per arrivare al cantiere che durerà 50 mesi. Queste sono le cose che vuol dire, noi oggi siamo in una fase intermedia, quello che ci aspetta nell'immediato è lavorare per riuscire a pubblicare un bando di progettazione in autunno, che vuol dire poi a chi farà il progetto dovremo dare 6 mesi di tempo per fare il progetto, dovremo prenderci del tempo per valutarlo, perché il progetto, immaginatevi, lo si può esprimere in giga, ma lo possiamo esprimere in metri cubi. Ogni progetto di questo grado che arriverà è un metro cubo di documentazione, e quindi successivamente andare all'appalto dei lavori morali. Ad oggi siamo nei tempi, saremo nei tempi se in autunno pubblichiamo il bando di progettazione, saremo nei tempi se nel 2023 parte il cantiere. E ricorsi non conta niente, nel 2023 deve partire il cantiere, e questo vuol dire che a dicembre 27 avremo rispettato questi tempi. Di quello che c'è dentro, di tutto quello che noi dobbiamo fare, credo conti fino a un certo punto, contano i risultati, di questo noi vogliamo render conto. Io voglio render conto dei tempi rispettati e dei risultati che riusciamo a ottenere. Quando noi ci troviamo in una riunione, noi diciamo, noi siamo qui per fare un ospedale,
non per discutere delle cose quotidiane. Quindi l'obiettivo ce l'abbiamo chiaro, non devo rimarcare di nuovo il sostegno avuto da tutti, perché qui da solo non ce la fa nessuno, come ovvio. Se posso dire, ho trovato anche molto entusiasmo in tutti i collaboratori che hanno lavorato anche oltre il normale, si sono accorciati i tempi di procedura. Noi nel disegnare quel cronoprogramma, dove c'erano previsti 90 giorni, abbiamo messo 30 giorni. In 30 giorni ci siamo stati. Vi ricordo che questa giornata nel cronoprogramma ideale era a giugno. Il fatto che anticipiamo di 2 mesi non vuol dire nulla, magari su un'altra cosa li perderemo, però siamo molto sul pezzo. E credo che la soluzione che oggi noi qui vediamo e proponiamo, è facile parlare della soluzione di Padova Est perché ragioniamo sul nuovo, non c'è niente, costruisci sul nulla. La cosa è stata semplice, c'era un'area, ci abbiamo fatto una variante urbanistica, abbiamo fatto tutte le verifiche perché quell'area possa diventare effettivamente un'area che sarà cantierabile quando prevediamo il cantiere. Però non c'era da cambiare, c'era da fare tutto un percorso perché un'area, in parte incolta, in parte bosco, in parte con altre destinazioni, diventasse un'area per poter realizzare un ospedale. E oggi quell'area è un'area dove si può realizzare un ospedale, ha tutte le autorizzazioni. Diverso era via Giustiniani. Via Giustiniani, sapete che storicamente questa è la sede dove da secoli l'ospedale di Padova sta crescendo. Bene, noi riproponiamo oggi una soluzione di un nuovo ospedale in via Giustiniani, ma dove l'ospedale restituisce alla città spazi, restituisce verde, restituisce il prestigio storico della parte di ospedale, c'è una parte dell'ospedale che è del 1700, restituisce una vivibilità al centro storico della città che fino a questo progetto era inimmaginabile. E non è un passo indietro, un grandissimo passo in avanti, perché su questa area coesisteranno architetture di 4 secoli diversi che raccontano la storia della medicina. Raccontano la storia della medicina del 1700, del 1800, fino a questo secolo, e quindi le diverse architetture che si inseriscono nel centro storico. E se la città per 5 secoli ha voluto l'ospedale in questa sede, bene, le amministrazioni hanno confermato che questa sede resta un ospedale e resterà un ospedale di assoluto rilievo, che alla fine del processo sarà un ospedale interamente nuovo. Questo è l'impegno, questo è quello che qui oggi viene rappresentato e che qui oggi viene presentato come un impegno di quello che faremo in futuro. Quindi non ci sono solo opinioni. Noi oggi portiamo dei dati, portiamo dei numeri, portiamo dei progetti visibili, e io credo che questo sia la sintesi di quello che diceva il Presidente. Noi siamo qua a dire quello che abbiamo fatto e faremo e non a portare le nostre opinioni. Grazie a tutti per la collaborazione di nuovo e andiamo a vedere il passato. Ringrazio veramente il dottor Flor, perché poi è stato il pivot, no, di questa squadra. E prima di firmare direi di scoprire se date una mano, però bisogna andare piano, occhio. Da lì. Gratelo. Piano, 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 piano con gli alberi. Eccolo qua ragazzi, vedete? Allora lì sulla destra, sulla vostra sinistra avete l'attuale insediamento di via Giustiniani. Qui c'è come diventerà, quindi vedete il parco delle mura e le aree verde che ne escono, quindi è totalmente stravolto tutto l'ambito di via Giustiniani con il nuovo ospedale recuperato di 900 posti letto, quindi è assolutamente una grande riqualificazione, lo si diceva prima, penso che dia una dimensione, poi ve lo guardate magari con calma, se dovete fare delle foto particolari, riconoscete
i diversi edifici, quindi è facile orientarsi, quello lì ovviamente è il, l'ospedale, comunemente è l'area ospedaliera e poi vedete, insomma, stravolta l'area. Ecco. Io direi di passare alla firma adesso, in modo tale che è una firma formale questa, non è che sta facendo cascarai, ma no, vabbè. Allora, io passerei per le firme, chiamerei il sindaco di Padova, vediamo questo. Prego sindaco. Grazie. Paolo, sono nuovo in causa. Ma sindaco, potresti dire una risposta pronta? Va bene. Grazie. Poi il presidente della provincia di Padova, il dottor Poi. Presidente. Presidente, si guardi un attimo. Ecco. Grazie. Ovviamente magnifico lettore, professor Rizzuto. Dottore, se ci guarda un secondo. Grazie. Dottor Flo, dove è il dottor Flo? Ecco qui, poi diciamo. Direttore, grazie. Anche qui a sinistra, grazie. Anche là. Oh, firmo io, se vi distribuite così. Sì, esatto, sì, per parte. La Misani sta a più a sinistra che si vede. Ma volete rifare anche il salto? Perché l'ho visto. Sì, magari se non ti occhi, magari sai che. Se ci guardate un attimo, grazie. Ma anche di qua. Ecco lì. Facciamo vedere questo. Sì, grazie. C'erano i microfoni, esatto. Grazie, presidente. Ottimo. Qui, grazie. Ecco. E grazie. Grazie. Un applauso per il prendetevi le sedie. Allora colleghi, siccome immagino ci saranno delle domande e siete in tanti, chi non è venuto nei giorni scorsi sa che facciamo prima un giro in sala. Beh, se posso permettermi, sì. Poche domande veloci perché abbiamo già detto tutto. Poi facciamo un giro dei colleghi dei quotidiani delle agenzie che chiamano su WhatsApp, poi facciamo un ultimo giro in sala, poi anche per rispetto agli ospiti vi lasciamo andare. Sì, direi di far veloci. Allora, prego. Alzate la mano, quindi... la parola. Filippo Tosato, Matilde di Padova. E uno, due, tre. Okay. Ecco. Sì, allora io ho due domande che sono rivolte a due interlocutori diversi, però le domande sono le stesse, cioè al governatore Zaia e al direttore Pivoni. In che modo questo progetto, che è un progetto molto ambizioso, per racconto dell'esperienza che stiamo vivendo sul versante dell'emergenza. Te lo dico perché, ad esempio, il Politecnico Universitario di Zona Est prevede un'area di ricerca. Ecco, in che modo potrà essere calata l'esperienza scientifica? Ma guarda, e poi per te, Presidente, ho una domanda che prescinde da questo. Vabbè, ma l'esperienza, allora, il tema dell'emergenza qui è già previsto nel progetto originario, che comunque sia assolutamente un policlinico performante sotto tutti i profili sanitari, cioè non si è progettata una cosa vecchia, per dirla in soldoni, se fosse stato realizzato l'avremmo utilizzato, pensate solo i blocchi della ricerca, delle terapie intensive, i tamponi, tutto che viene in mente, cioè avremmo avuto una base, una base importante. La verità è che queste strutture hanno bisogno di essere assolutamente realizzate in tempi ragionevoli. Punto. Ecco, voglio sentire l'opinione di Carlo su questo. Prego, può usare direttamente il microfono. Intanto non è che siamo qua che aspettiamo che arrivi l'altro coronavirus. Se non arriva dobbiamo bene lo stesso. Noi oggi abbiamo dimostrato con quello che abbiamo di essere in grado di dare risposte straordinarie in tempi straordinari, e credo non ci sia nulla che potevamo fare che non abbiamo fatto. Io ho dichiarato che avrei preferito avere un ospedale nuovo, e lo confermo, perché comunque ha delle possibilità logistiche, impiantistiche,
e di facilitazione dell'assistenza che l'ospedale vecchio su qualche cosa ci ha comportato qualche ostacolo. Però credo che chi farà progettazione terrà conto di quelle che sono le evidenze che escono anche da questa esperienza. Grazie. Bene. Il collega Amalfitano, sempre del Mattino di Padova, si prepara Emiliano. Sì, volevo chiedere al Presidente, siccome per quanto riguarda il finanziamento, siccome si parla di una linea di credito che potrebbe arrivare dall'Europa di 35-36 miliardi di euro del famoso MES di cui parla il Governo e viene utilizzata proprio per strutture sanitarie, non sarebbe possibile, secondo lei, utilizzare, accedere a questi fondi del MES per finanziare magari il nuovo ospedale di Padova, magari accelerando i tempi, e magari anche altre strutture sanitarie del Veneto? Ma guardate, allora intanto non è ancora ben definita tutta questa operazione, non ho neanche capito se è attivata, attivabile, e non ho ancora visto la discussione parlamentare. Mi fermo qui, dico in generale che ovviamente posso dire che ci si aspetta che i prossimi investimenti di natura di edilizia sanitaria siano assolutamente sostenuti, ma questa è una considerazione che abbiamo sempre fatto a prescindere dal MES, cioè non voglio neanche entrare in questo. E altrimenti tipo, si conferma INA e le BEI come possibili fonti di finanziamento? Non è che si confermano, Amalfitano, nel senso che il dottor Foro ha mandato di fare una valutazione paritetica con INA e Cassa Depositi e Prestiti e ovviamente BEI, con la quale abbiamo firmato anche peraltro un agreement, per valutare quale sia la soluzione migliore. Allora, in questa regione c'è stato per anni, ve lo dico dal governatore, il tormentone e il divieto di dire la parola project financing. È come se dicessimo che uno ruba solo in determinate occasioni. Cioè, se uno ruba, ruba dappertutto, ragazzi, è finita di far passare l'idea che si ruba solo con determinati strumenti giuridici. Ladro è ladro, ruba anche le elemosine in chiesa. La verità è che noi dobbiamo fare invece una vera valutazione in natura finanziaria, con advisor finanziari, coinvolgendo anche le università, sulla quale sia la partita migliore e più veloce e più sostenibile per la nostra comunità. Il project non è un tabù alla fine? Ma guarda, non stiamo ragionando di project, nel senso che ci sarà l'advisor, la commissione di advisor che ci dirà qual è la migliore soluzione. Faccio un esempio: se project vuol dire 10% di fondi privati e 90% di fondi pubblici, capite che ad esempio il project serve solo per velocizzare le pratiche. Se invece il project è 90% di fondi privati e 10% di pubblici, vuol dire che tu sei ostaggio del privato, punto. Ma non sto promuovendo assolutamente una forma giuridica, ci diranno quella che va meglio. Che sia chiaro, scrivete dappertutto, noi abbiamo anche da fin dall'inizio scritto all'ANAC su questa partita, nel senso che vogliamo fare un percorso assieme. Ma è nel nostro interesse che non ci siano guai. Emiliano TV7, si prepara Ivana Goldi, TGR. Buongiorno, volevo solo capire, ciao, se la palazzina di pediatria, quindi pediatria, è inserita nel cronoprogramma, è un'attesa anche questa molto importante per la città di Padova. Ci va avanti, dottor Flor sta tentando di chiudere tutte le partite. Quindi siamo per la pubblicazione del bando lavori alla volta dell'autunno e via. Voglio ricordare che ne abbiamo stanziato, che cifra è? Quanti milioni? 60 milioni, ma guardate che penso che siano 6 o 7 anni che sono stanziati ormai. Da 2015, ecco, sono 5 anni. Tanto perché non vorrei, poi sapete, la memoria è labile nel cittadino, non vorrei che qualcuno pensasse che c'è qualche comitato o qualcuno che ha promosso, no, sono 5 anni che sono dei soldi. La dovremmo già aver realizzata se non avessimo avuto tutti i guai che abbiamo avuto. C'è persino qualcuno che si è pentito di averla vista demolita la pneumologia, pensate voi. Prego. Grazie Presidente. Ivana. No, allora, rispetto ai costi, diciamo che verosimilmente va sul mezzo miliardo di euro, cioè sui 500 milioni, poi da lì si può andare in più o in meno, dipende da cosa si fa. Personalmente, adesso non voglio inquietare qualcuno, io sono convinto che qui ci deve andare anche un campus, dopodiché troveremo un sistema, ma noi l'abbiamo
professore Zuto lo sa perché ne abbiamo parlato un miliardo di volte, l'abbiamo sempre pensato con l'idea di vedere i ragazzi che vivano in questo consesso. Per cui noi al governo chiediamo ovviamente una mano su fare veramente questa mega operazione, che penso risulti essere la più innovativa oggi sulla piazza, per cui può diventare veramente un grande elemento di promozione del prodotto sanitario, perché questa è. E per quanto riguarda il personale, non so quanto personale ci entrerà, c'è il differenziale oggi rispetto a domani. Oggi abbiamo 8.000 dipendenti e dovremmo contare, noi abbiamo 1.080 medici e 2.000 medici specializzati. Io non conosco orari ospedali che vada nel cano, quindi credo che ci confermeremo su questa linea. Casomai sarà vedere quando sarà il momento qual è l'organizzazione di questi servizi. Ricordo che abbiamo una prospettiva dove lavoreremo molto e si lavorerà molto anche con la tecnologia che oggi abbiamo disponibile. Dire telemedicina semplicemente non è sufficiente, ma noi avremo tanta attività di medici in futuro che sarà anche su questo ambito, e credo che il nostro ospedale si candidi ad avere un ruolo importante in questa attività. Un commento, visto che è stato accennato il tema del campus. Io vorrei ribadire che questo ospedale, nei suoi due poli, nasce come ospedale con l'attiva partecipazione dell'università. L'attiva partecipazione dell'università a due corollari: il primo, che i giovani, gli specializzanti, i tirocinanti, i giovani colleghi che sono nelle corsie, abbiamo dimostrato oggi che non solo sono i medici che domani sono nel territorio, ma sono i medici impiegati in prima linea, e vorrei pubblicamente ringraziare ragazzi e tirocinanti, specializzanti e specializzante, per il grandissimo impegno che nell'emergenza hanno dato. Quindi avere un grande ospedale nel quale ci sono i giovani in formazione significa non solo preparare le future leve, ma avere un ospedale nel quale c'è l'entusiasmo, la disponibilità, la grande passione quotidiana di queste persone. Il secondo elemento che vorrei sottolineare è relativamente alla flessibilità e alla scienza. Allora, credo che l'emergenza coronavirus ci insegni che la scienza non serve solo per l'altissima tecnologia. Il coronavirus non ha richiesto il robot, non ha richiesto la tecnologia, ma richiede la scienza. E allora immaginare che un ospedale moderno sia il luogo in cui si fa contemporaneamente scienza e assistenza, e dalla scienza si porta il più rapidamente possibile la nuova informazione per la cura, credo che sia un elemento importante che permeerà l'intero ospedale. Cioè, questo ospedale, che sia a Padova Est o che sia in via Giustiniani, è un posto in cui ci sono i medici e il personale sanitario in formazione, e in cui c'è la scienza a fianco dell'assistenza. Prego. Se non ci sono altre domande. No, sono... Chi è? Non vedo le mani. Scusa, finisce Telenuova, Anna Maria Parisi, dopo. Allora, giusto volevo capire quanto ha provocato il Covid nel dare perspettiva al processo di nuovo ospedale, e poi relativamente alle tempistiche, parliamo del 2027, non c'è forse il rischio che se i tempi saranno troppo lunghi, il nuovo ospedale non risulti nel 2027 già obsoleto da aver? Ma guarda, la scossa zero. Zero, perché c'è, anzi posso dire, abbiamo anche ritardato un po' la presentazione perché avevamo il problema del Covid. Il Covid ha penalizzato, non velocizzato, nel senso che potevamo presentarlo magari qualche settimana prima, ma cioè, la presentazione, poi l'OM non ha mai perso un istante nella procedura, tant'è vero che arriviamo in maniera anticipata rispetto al cronoprogramma. Per quanto riguarda, mi dicevi? Le tempistiche. Guardate, sono quelle, però facciamo un'azione anche, posso dire, informativa per i cittadini. Finiamola di far sempre passare l'idea che quello che fa il pubblico è cattiva gestione dei cantieri e quello che fanno gli altri sono bravi. Con queste leggi funziona così.
Punto. E se qualcuno mi sta ascoltando e sta pensando, beh, ma dai, ma elimina le leggi, non... sono leggi che sono nate giorno dopo giorno, e debbo anche dire che un po' sono anche portate dai cittadini queste norme, perché se la cultura generale è quella di dire che dove c'è un cantiere, c'è una carriola di malta, c'è un ladro, è inevitabile che ci mandi un carabiniere a controllare, che ci mandi qualcuno a fare il campione della malta per vedere se è malta vera, che ci mandi qualcun altro a vedere la fedina penale di quello che porta la carriola, che potrebbe essere un delinquente, che vai a verificare. Così nascono le cose, eh? Nascono sempre dei piccoli pensieri. Questo paese, se vuole riscattarsi, deve guardare oltre. Non può essere il paese che i politici sono tutti ladri, i preti sono tutti pedofili, i magistrati sono tutti collusi. Ma dove volete andare questa mentalità qua? In trio andiamo, noi in avanti. Altro? Sì. Anna Maria Parisi, a Rete Veneta Antena 3. Buongiorno a tutti. Dunque, si è parlato fino adesso di integrazione, ma non di doppione dei due poli ospedalieri, no? Dunque, che verranno realizzati anche in previsione sulla base di questo ipotetico supposto campus. Se avete delle ipotesi su cui si lavorerà nei prossimi mesi? No, guardate, adesso siamo concentrati sull'ospedale, ovvio che lo guardiamo con attenzione, l'area c'è, quindi possiamo fare dei ragionamenti. Direi di non anticipare progettualità, ha già una progettualità che vale una messa cantata, insomma. Scusate, ma il muro degli operatori mi impedisce, ci sono altre domande in sala, se no procedo con le agenzie. Vai. Ok. Allora, il direttore Ancetti sposta un attimo l'argomento, dice: a Brescia partono con i test sierologici sui malati messi a punto dall'IRCCS di Pavia per verificare la presenza di anticorpi. Quando comincia questa campagna in Veneto? Ma guardate, l'IRCCS di Pavia, che a San Matteo ha avuto la validazione, ha validato un test di un'azienda privata. Noi stiamo facendo un lavoro identico, siamo partiti un mese prima tra l'altro, e sono in corso già delle prove, nel senso che hanno fatto più di 2000 test sierologici, e il professor Plebani dell'Università di Padova, il professor Lippi dell'Università di Verona, e penso che insomma non attenderemo buone notizie per molto. Variati propone di distribuire gratis mascherine a carico dello Stato, cosa ne pensa? Lo sta già facendo, nel senso che a noi arrivano mascherine Montrage, com'è si chiamano? Montrage. Ecco, quella che hai te. Protezione civile. L'importante è che si mettano d'accordo tra di loro, che poi non facciano le prove con l'accendino, con il fumetto del caminetto, con il bicchiere d'acqua, insomma che non facciano i piccoli chimici, insomma. L'ultima domanda, la FIMG ha messo una nota. In alcuni US, dice la FIMG, alcuni medici che hanno fatto... Scusa? FIMG, medici di famiglia, medici medicina generale. In alcune US non supera il 40% il numero dei medici che hanno fatto il tampone. Chi lo dice, scusa? La FIMG. Chi è la FIMG? Una nota ufficiale della Federazione dei Medici. Noi abbiamo sentito anche ieri, però il dottor Crisarà, non ho capito. Cioè, voglio dire, è stato fatto... Se manca il 40% dei medici... Non l'ha fatto solo il 40%. Sì, mancano il 60%. Se per cortesia siamo qui, se ci dice nome e cognome chi l'ha detto, almeno sappiamo a chi dobbiamo rispondere. E lo poi dico perché ho visto una tabella con i medici di medicina generale tamponati per le percentuali, vorrei capire sto 60% di mancanza dove viene fuori. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Entrambi i poli, dice, costano tutti 500 milioni. Sì, l'operazione si considera che poi abbiamo delle spese anche su via Giustiniani, ma insomma riusciamo. Ragazzi, attenzione che poi non venga fuori storie, 500, 600, cioè la stiamo calibrando in base, cioè il parco delle mura, giustamente il sindaco ha detto 50 milioni per bonificarle, dopodiché capite che è abbastanza, ovviamente si va con progetti esecutivi, vediamo le cifre quando abbiamo i progetti esecutivi, cioè oggi abbiamo, non è spannometrico, però insomma. Delle altre due domande avevamo già risposto, invece una domanda che rimane è: come siamo messi con la nuova pediatria? L'ha detto prima, autunno parto bando di gara. Il direttore Domenico Basso di TVA, ci sono tre tipi di cassa integrazione e ognuno con milioni di lavoratori
e ognuno con procedure diverse. Ci sono 7 milioni di lavoratori che rischiano di non vedere un euro. Non sarebbe opportuno unificare tutto in un unico strumento come la... Sì. Condivido, però voglio ricordare che non sono norme regionali, cioè noi dobbiamo sottostare ovviamente a una programmazione e a una legislazione nazionale. Come procedono i lavori con le categorie del settore turistico per l'eventuale apertura Bene. Delle spiagge? C'è una data? Bene, i direttori generali delle ULS hanno contattato i loro diciamo, operatori del territorio, stiamo stilando, abbiamo già raccolto tutte le indicazioni. Considerate una cosa, questo è bene chiarirlo, che il governo vuole stilare diciamo, le norme di uso e manutenzione, diciamo le procedure da rispettare a livello nazionale. Ovviamente bisognerà un po' discutere, insomma, scusate, io non sono un clinico, ma quando leggo nella bozza che uno va in spiaggia e vuole misurare la temperatura, sto pensando che poi sono 38 gradi, non so se misura 36 il termometro, prima roba, e dopo si legge che se vai a farti un bagno devi tornare su acqua salata, sale il batterio statico, no? Almeno quello. Esci dall'acqua, c'è l'obbligo di fare la doccia col sapone biodegradabile. Uno potrà anche decidere di non lavarsi e di... Non penso che sia un problema di coronavirus da uscire dall'acqua, con l'acqua salata. Ma c'è chi ha malattie della pelle, deve tenere su l'acqua salata, no? Perché voi sapete che l'eczema, le dermatiti in generale, le psoriasi, è la base della cura. Cioè, se queste sono le norme mi preoccupo. Altre domande? Basta. Possiamo chiudere? Ah no, no, passato, l'ultima, no, finita. Una cosa sulle mascherine, perché visto che è stata citata. Ancora? Sì. Dopo il 4 maggio potremo, almeno in Veneto, potremo ragionevolmente circolare senza mascherina. No! No. È la condizione sine qua non? È la condizione sine qua non? Ma anche qui ti ringrazio per la domanda. Ogni tanto c'è qualcuno che scrive, ma è un dittatore. Cioè ragazzi, se andate dal medico e avete una patologia, il medico vi prescrive una medicina. Non è che vieni fuori dal medico e dici, è un dittatore. Porca puttana, sei andato te a dire che è una malattia, no? Allora dico, bene, la medicina per non prendersi il coronavirus e ammalarsi, finire in terapia intensiva o peggio ancora morire, è usare la mascherina. Punto. Cioè, io trovo quasi assurdo che ci sia anche qualcuno che debba controllare se qualcuno porta la mascherina. È come portare, ve l'ho detto il primo giorno, è come portare il casco in moto senza allacciare sotto gola. E un casco non serve a niente, perché appena sbatti il casco va via. Cioè, lo diciamo per la sicurezza dei cittadini. E purtroppo questa patologia è una patologia trasmissibile, o meglio, sì, si trasmette il virus, è contagiosa. Per cui, se uno volesse proprio rischiare di suo, uno dice, bene, prendo atto, ma purtroppo è che va a infettare anche tutti gli altri. Per questo c'è di mezzo un'indicazione pubblica, ufficiale. Se fosse un virus che ti colpisce, ti secca, uno dice, lo prendo, non lo prendo, basta. Comunque ci sono dati pubblicati ormai vai. Specifici per SARS-CoV-2 che mostrano l'efficacia delle mascherine nel bloccare i droplets che veicolano il virus, quindi erano dati, se volete, prevedibili, perché era difficile immaginare che quello che funzionava per un altro virus non valesse per SARS-CoV-2, ma adesso ci sono dei dati sperimentali validati che mostrano che di tutte le misure di prevenzione bloccare la trasmissione da parte dei soggetti portatori, e come abbiamo detto tante volte, i soggetti portatori sono quelli che hanno la febbre, quelli che non hanno la febbre ma sono asintomatici, quindi non puoi definire a priori chi è il soggetto che si può togliere la mascherina, perché non lo sai, non lo puoi sapere, e quindi la maniera più efficace che hai dimostrata per SARS-CoV-2 è la mascherina. Si parlava di mascherina per strada, io ho fatto una domanda perché nelle bozze di governo circolate sulla stampa e anche apparsa l'ipotesi di esentare l'uso della mascherina nei percorsi individuali sulla strada. Ma guarda, posso dire, rischio di essere una sciccheria pericolosa, nel senso che capisco anch'io in auto non ce l'ho, e vedo tanti che ce l'hanno in auto che magari sono ancora più prudenti. Finché sei da solo in auto uno dice, beh, sono chiuso, cioè non infetto nessuno. Però è pur vero che per strada
è come la storia del buddismo, no? Cioè, io corro, è vero che uno la potrebbe portare al collo e la tira su, ma poi sappiamo che resta anche una scia di vaporacque o di goccioline che non si vedono, magari uno ti passa e tu hai sulla mascherina e intanto si va a respirare quello che hai lasciato prima di mettere la mascherina. Cioè, buona norma è di fare questo sacrificio, poi la mascherina a un certo punto la abbandoneremo, ma adesso è così. Ragazzi, allora io darei un'istruzione, siccome c'è un problema di distanziamento, quando fate gli a margine usate i bastoni e le persone che chiamate si mettono lì, okay? Io vorrei fare una proposta adesso, se ci permettete, ci mettiamo tutti qui davanti, i firmatari, e facciamo la foto da lì, facciamo tutto, e poi gli dai telefoto e i fotografi, i professionisti li facciamo fare, venite, passate dentro lì. Ce la fate, ma siamo sotto.